mister, allora la cosa più importante è venuta, che sono i tre punti, ma mi sembra una prova a cui lei non possa dare molto, cioè non può essere contento della prova della sua squadra, perché fino a 2-0, nonostante ci sia stata qualche occasione pericolosa per l'Acri, comunque si andava abbastanza sciolti, diciamo. Poi c'è stato un blackout che fa vedere, diciamo, cioè è un po' spiazzante, perché questa Cittanovese ha due volti, sembra Dr. Jekyll e Mr. Hyde, bruciante in alcuni momenti e in altri invece di amnesia. C'è da lavorare oppure sono dei piccoli incidenti così dovuti anche a momenti casuali? Il mio viso la dice tutto, malgrado si sia vinto come ha detto lei. La mia squadra fino adesso ha dimostrato di avere la personalità giusta per poter ambire a qualcosa di importante, che non vuol dire vincere il campionato, ma quantomeno fare un campionato di vertice. Quest'oggi, malgrado a Sprazzi, come prima in perfetta analisi lei ha fatto, a Sprazzi ha giocato un bel calcio, ha giocato da cittanovese. Invece per una buona frazione di partita, io la considero nei primi 20 minuti del primo tempo e nei 20 minuti del secondo, non ha giocato da squadra che ha personalità e ad ambizione. Non basta l'infortunio di un calciatore più esperto per vedere poi in campo gente disattenta. Questo non dobbiamo migliorarlo, siamo qua apposta, godiamoci la vittoria, anche se io ho sempre detto ai miei calciatori che mi preoccupo quando vinco e gioco, non posso dire male, ma non bene come vorrei io, perché secondo me poi alla fine, se non migliori questo atteggiamento, alla fine la paghi. Una cosa che voglio evidenziare, malgrado in questo periodo possa apparire tutt'altra cosa, io ho visto la squadra dell'Acri organizzatissima, con calciatori di qualità. Non riesco a capire le problematiche perché questa squadra è in una posizione di classifica così in basso. Questa è secondo me la squadra con la quale io mi sono confrontato che mi ha messo più in difficoltà dal punto di vista tattico e tecnico. Sì, infatti nel secondo tempo, praticamente alla sua contromossa, perché abbiamo visto lo spostamento di Bruzzese centrale per sfruttare sicuramente gli inserimenti, così come è avvenuto sul rigore, c'è stata la risposta di spostare, se non ricordo male, il numero 4 e l'8, Dodaro e Sposato, su Kundari e Bruzzese, appunto. Quindi effettivamente il valore dell'Acri non è, e questo l'ha dimostrato. Comunque è vero, lei diceva, questi due giocatori importanti, Carbone e Varrà, che sono usciti per infortunio tutti e due, ovviamente l'hanno fatta perdere un pochettino di esperienza e di tranquillità, però molto probabilmente la Cittanovese ha i rimedi per sopperire a queste carenze. E comunque lei si è inventato un pochettino di tutto oggi, perché ho visto si è partiti dal 4-4-2, 4-3-3. 3-4-3 contro 4-4-2 loro, poi ho pensato di mettere Bruzzese tra le loro linee e diciamo che la mossa un po' è andata bene. Poi c'è stato i primi 20 minuti di nostro blackout completo e sono ritornato a giocare per 15 minuti con il 3-4-3 dopo aver preso il gol. Poi la posizione di Bruzzese le avevo chiesto di partire largo e poi stringere tra le loro linee, diciamo che alla fine è andata bene, però che sofferenza. Vittoria fortemente voluta ed è arrivata. Se c'è qualche domanda, io potrei passare l'auricolare a Mr. Zito. Sì, solo una domanda da parte mia, poi vediamo Nino Neri se vorrà domandare qualcosa a Mr. Zito. La mia domanda è questa: una notte da capolista per la Cittanovese, una corsa che è iniziata con diciamo, nella prima giornata, lo stop di Isola, insomma un cammino che però ha visto la Cittanovese in qualche modo imporsi sia in casa che in trasferta in modo spesso anche importante, soprattutto con il gioco. Mister, questo primo posto, anche se solamente per una notte in attesa della partita di domani, insomma è un risultato quantomeno meritato. Sì, diciamo che siamo ben consci che stiamo facendo bene, però se vogliamo durare e ambire qualcosa di importante, alcune situazioni vanno migliorate e oggi ne è la prova certa, evidente. In questa categoria, in questo campionato, con le squadre attrezzate come quest'anno, se non giochi da squadra di spessore, sia dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche con la testa, con il pensiero, se non hai un buon pensiero in questa categoria non farai bene.
Nino, domande? Sì, io non ho seguito le domande di Tuscano, però la domanda che vorrei fare a Zito è la seguente: le condizioni di Carbone e di Varrà, visto che sono due elementi dai quali non può prescindere questa squadra? Adesso faremo gli esami strumentali al più presto. Carbone aveva già qualche fastidio, ma la sua è più una problematica riferita a qualche scontro di gioco, mentre Varrà è più una problematica muscolare che si è evidenziata sin dai primi minuti di questa partita, con molto coraggio e molta abnegazione ha resistito fino alla fine del primo tempo, poi negli spogliatoi ovviamente non ce la faceva, onde evitare situazioni più gravi abbiamo preferito cambiarlo. Sì, siamo con mister Cirino, neo allenatore dell'Acri, per problemi burocratici sicuramente ancora. Comunque, velocemente, mi sembra di aver visto un Acri in ottima salute, perché comunque ha giocato bene, ha tenuto il confronto con quella che è la seconda forza del campionato, al momento la prima a pari punti insieme all'Isola, quindi un Acri che lascia ben sperare. Lei ha iniziato già il lavoro, ha avuto modo di conoscere i ragazzi, quali sono insomma le sue idee per il campionato dell'Acri? Beh, venendo qua oggi, come diceva lei, è la seconda forza, anzi oggi è la prima forza, sapendo il valore di questa squadra, siamo venuti un pochettino appunto per non dare troppo spazio a questa squadra. Eravamo partiti bene, tenevamo bene il campo, eravamo corti, e nel primo tempo abbiamo subito, cioè è stato un po' di distrazione, che hanno avuto due belle palle gol al primo tempo e ci è andata bene. Poi su un grosso errore, una palla persa a centrocampo, abbiamo subito la prima rete e effettivamente è stato un nostro regalo, anche se questa squadra di regale non ha bisogno, perché è una squadra messa bene in campo con dei giocatori di categoria superiore, non li scopriamo adesso, però se tu gli permetti, che questa è una squadra cinica, e gli dai l'input con il tuo errore, ti punisce severamente. Noi siamo partiti per salvarci, è chiaro che in questa settimana, che è stata una settimana un po' travagliata perché c'è stato il cambio dell'allenatore, qualche altro giocatore è andato via, stiamo ripartendo da zero, però la squadra è stata combatta e ha tenuto bene il campo, però poi alla fine ci sono state due grosse ingenuità da parte nostra, perché siamo andati con sotto di 2-0 al primo tempo, al secondo tempo poi l'abbiamo addrizzata benissimo perché abbiamo fatto subito gol, rigore, però poi quell'ingenuità, una palla del portiere semplice, una spinta, che il rigore c'era tutto, non è che abbiamo purtroppo oggi abbiamo dovuto lasciare i tre punti.